cassetta dello sciacquone. Ordinai due caffè e andai nel bagno. Cercai nella cassetta dello sciacquone e trovai il pacchetto della droga. Nascondiglio stupido, ma serviva per poco. Tornai nel bar e potremmo essere utili l'uno all'altro, dissi in spagnolo. Vediamo di farcela. Tutta questa situazione era legata al mio sentire di allora, di piccolo boss della droga, e alla mia capacità di percepire la gravità di quell'azione. Capacità quasi nulla. Il colombiano che aveva portato la droga in Italia mi voleva dire qualcosa, ma la represse. Quello che gli avevo proposto era uno sviluppo imprevisto della situazione. Mi lanciò un'occhiata cattiva, scrollò le spalle e uscì dal bar. Inconsapevolmente attesi in silenzio la loro vendetta. «Pronto?» disse la mia compagna al telefono qualche giorno dopo. «Pronto?» disse tante altre volte. Lei non mi diceva nulla perché non sospettava nulla. Poi la prima violenza. Misero una piccola carica esplosiva accanto al mio nome sul citofono. Devastarono il citofono di tutti i condomini. Poi la seconda violenza. Mio figlio, 15 anni, si toccò il naso e si guardò le dita sporche di sangue. Mentre andava a scuola, uno sconosciuto gli aveva dato un pugno ed era fuggito. Poi la terza violenza. Mia madre aveva un'aria profondamente ferita quando la vidi in ospedale. Era stata gettata a terra per un finto scippo. Avevano cercato di farle più male possibile, ma non aveva niente di rotto. La terza violenza mi bastò. Forse perché la quarta avrebbe danneggiato il mio io e smisi di darmi da fare per fare carriera nella droga.